Salve, sono Andrea e voi vi trovate su IDEIS, il canale dedicato all'handmade. In questo tutorial realizzerò un nuovo oggetto per tenere in ordine la mia scrivania. Si tratta di un supporto per monitor realizzato in cartone riciclato e andrà ad affiancare altri due oggetti che già ho realizzato qualche tempo fa, e cioè l'organizer flessibile e il supporto per cuffie. Sotto in descrizione trovate l'elenco completo di materiali e strumenti. Trovate anche i disegni del progetto in PDF da scaricare con tutte le misure. Nei disegni trovate per le misure due diverse indicazioni. Da un lato ci sono le misure che ho utilizzato io. Dall'altro le dimensioni vengono rappresentate come semplice formula matematica, con incognita SP, riferita allo spessore del cartone. Quindi SPC è lo spessore del pezzo C, SPB è lo spessore del pezzo B e così via. Le misure di molti pezzi, infatti, sono condizionate dallo spessore del cartone. Io ho usato cartone a doppia onda da 4 mm. Se voi userete spessori diversi, dovrete calcolare tutte le misure che vi servono. Mi raccomando, prima di iniziare ad assemblare il supporto, controllate che le dimensioni dei pezzi siano corrette, perché qualche errore può sempre saltare fuori. Se ne trovate qualcuno, fatemelo sapere sotto nei commenti, così provvederò a correggere il PDF. Bene, se avete tutto quel che serve, possiamo cominciare. Per costruire il supporto servono pezzi abbastanza grandi di cartone, che difficilmente si riescono a trovare, soprattutto quando si utilizza cartone riciclato. Altro aspetto che complica un po' la situazione è la necessità che la direzione delle onde sia lungo un preciso verso. Se quindi non avete pezzi interi di cartone con le dimensioni necessarie, non è un problema, perché si possono ottenere unendo tra loro parti più piccole. In questo caso, per ottenere il pezzo A lungo 55 cm, unisco questi tre pezzi che ho già tagliato tutti alla stessa altezza di 25 cm. Sul cartone ho segnato a matita la direzione delle onde. Il simbolo usato è lo stesso che troverete sul progetto. Per capirci, la direzione delle onde deve essere questa. Il pezzo B, che è leggermente più piccolo di A, lo ottengo allo stesso modo. È fondamentale che tutte le parti abbiano lo stesso spessore. Per unire i pezzi, metto con un pennello la colla vinilica lungo entrambi i bordi da attaccare. Incollo solo due parti per volta, quindi completerò il pezzo A in due passaggi. Per evitare che la colla, sbordando anche leggermente, si attacchi al piano su cui appoggio il cartone, sotto conviene mettere della plastica. Io ho un grande foglio di plastica trasparente sul quale la colla vinilica non fa presa. Poi aggiungo una striscia di carta lungo la giuntura, che incollo sempre con colla vinilica. Mi assicuro che le due parti siano ben unite e allineate. Metto sopra dei pesi affinché non si creino fastidiosi gradini e ottenere così una superficie piana con giunzioni coincidenti. Quando la colla avrà fatto presa, incollerò il pezzo rimanente. Ottenuti due pezzi A, entrambi di 55 x 25 cm, li devo incollare tra loro. Come vedete, ho strappato la carta in eccesso lungo le giunture per lasciare solo la parte che ha fatto presa. Bisogna avere l'accortezza di non far coincidere i punti di giunzione mentre si sovrappongono le due parti, perché ogni punto d'unione rappresenta una zona di fragilità. Con un pennello più grande del precedente, inizio a distribuire la colla vinilica, diluita con un po' d'acqua, su tutta la superficie. Quindi sovrappongo il secondo pezzo. Allineo per bene e metto dei pesi. Tengo tutto sotto pressione fino a quando la colla non asciuga, per evitare che il cartone si deformi curvandosi. Dopo averli ritagliati, unisco con colla vinilica i pezzi C, D ed E. Nel progetto, questi tre pezzi assemblati formano i fiancali del supporto. Quando unisco le parti tra i pezzi D ed E, si deve formare una fessura. È importante che le misure delle parti e l'incollaggio siano abbastanza precisi, perché nella fessura dovrà inserirsi il pezzo B. Come al solito, metto tutto sotto peso fino a quando la colla non asciuga. Ho completato entrambi i fiancali del supporto e fatto sul pezzo B i segni a matita per posizionare in seguito i due divisori H per i tre vani. Verifico se il pezzo B entra nelle guide dei fiancali. Se sono stato abbastanza preciso, il pezzo rimane incastrato e quasi in equilibrio. I fiancali vanno uniti al pezzo B in questo modo.
Bisogna trovare un sistema per incollare tra loro queste tre parti con l'obiettivo di mantenere gli angoli retti. Siccome ho a disposizione un piccolo banco da lavoro, sfrutto la possibilità di utilizzare una coppia di cani inserendoli negli appositi fori. Li metto alle due estremità del banco. Uso dei pezzi di cartone da mettere accanto ai due sistemi di fissaggio in modo da tenere sollevato un listello di legno, che spinto contro i cani mantiene una posizione verticale. Sotto il listello faccio passare un fiancale. Inserisco il pezzo B nella scanalatura e lo faccio appoggiare spingendolo contro il listello. In questo modo riesco a mantenere i due pezzi perfettamente ortogonali tra di loro. Chi non ha la possibilità di usare i cani perché non possiede un banco da lavoro può ottenere un risultato analogo servendosi di due morsetti con i quali tenere fissato al tavolo il listello. In questo caso, per ottenere leggermente sollevato il listello, gli spessori di cartone non sono proprio adatti. Meglio usare pezzi di scarto in legno alti poco più di un centimetro. Con un pennello metto la colla vinilica nella scanalatura del fiancale. Naturalmente ne metto un po' anche sul bordo del pezzo B. Lo inserisco nel fiancale e allineo per bene. Uso dei libri per spingere i pezzi di cartone contro il listello di legno, affinché rimangano ortogonali tra loro per tutta la durata dell'incollaggio. Controllo che tutto sia a posto, poi aspetto che la colla faccia presa. Il cartone che ho messo ai lati serve a tenere sollevato il listello per evitare che la colla, sbordando anche solo leggermente, incolli il cartone al legno. Tutte le volte che si incollano tra loro parti che devono mantenere un angolo di 90 gradi, bisogna trovare un modo per costringere il cartone ad assumere la posizione che vogliamo noi. Ed ecco il risultato dopo aver incollato entrambi i fiancali. Ho già preparato i pezzi F che vanno incollati dietro, nella parte bassa del supporto. Hanno uno spessore maggiore rispetto a tutti gli altri, ma non importa, perché una volta incollati, all'esterno lo spessore non si vedrà. Ed è pronto anche il pezzo G, che come i pezzi F, va messo nella parte posteriore ma all'altezza dei tre vani. Come vedete, sul pezzo G ho incrociato le onde dei due strati di cartone. Inoltre ho usato due spessori diversi, da 6 mm per le onde in senso orizzontale e 4 per quelli verticali. La logica vorrebbe le onde disposte solo verticalmente, perché questo pezzo sostiene un carico verticale, ma il cartone con le onde orientate orizzontalmente ha il compito di spingere e resistere contro i fiancali nel tentativo di raddrizzarli, perché dopo l'incollaggio si sono leggermente incurvati. Il pezzo G si posiziona in questo modo e se serve si fa un po' di forza per farlo entrare tra i due fiancali. I due pezzi F, invece, vanno messi sotto all'estremità. Anche per incollare il pezzo G uso il listello di legno e di cani per essere sicuro di garantire l'ortogonalità tra le parti. Ed ecco il risultato. Oltre ai pezzi F e G sono stati incollati anche i divisori H. Ho già messo dei bordi in cartoncino su alcuni punti. Metterò del bordo anche sul pezzo B per avere una superficie più uniforme sulla quale puoi fare il rivestimento con la tecnica del decoupage. La bordatura verrà fatta su tutti i bordi vivi del cartone ondulato, anche a scopo di rinforzo, perché il materiale è abbastanza delicato e se schiacciato si deforma facilmente. Prima di chiudere la parte superiore del supporto con il pezzo A, conviene rivestire con la carta le superfici dei tre vani, altrimenti poi gli spazi saranno troppo stretti per arrivarci con le mani. Il rivestimento è fatto con carta bianca riciclata presa da riviste e volantini. E naturalmente è identico a quello usato negli altri due progetti, il poggiacuffie e l'organizer, visto che assieme compongono quasi un set coordinato. Per completare il supporto non resta che incollare il pezzo A e chiudere la parte superiore. Al solito uso colla vinilica e metto dei pesi per tenere premuto il pezzo fino a quando non fa presa. Se ci sono delle imperfezioni, correggo con la raspa. Delicatamente, portando via solo l'eccesso nel pezzo A. Una volta incollato il pezzo A, finisco di bordare il supporto nella parte frontale e posteriore. Anche qui, se ci sono imperfezioni, correggo, ma con una limetta per unghie. Non resta che completare il rivestimento ed il supporto per il mio monitor è finito. Sotto e in altri punti l'ho lasciato grezzo, perché tanto sono parti che non si vedono. Ma voi ovviamente, se lo preferite, potete completarlo per intero.
tutta la superficie andrebbe protetta con della vernice trasparente che al momento non ho. Ma voi potete farlo se volete, scegliendo tra una finitura lucida o opaca. E adesso mettiamo il supporto là dove deve andare, sulla mia scrivania. Sulla destra vedete i due dischi USB che voglio sistemare diversamente. Per prima cosa stacco i cavi e li faccio passare attraverso le aperture posteriori. Poi li ricollego e inserisco il disco nel vano. Faccio la stessa cosa con il secondo disco USB e passo al cassettino, che metto nel vano centrale rimasto libero. I dischi USB non scaldano quasi per nulla e comunque i vani sono aperti davanti e dietro. Infine il monitor. Notate che dopo averlo appoggiato non si notano flessioni nella parte centrale. Naturalmente lo posiziono in modo tale che la maggior parte del peso finisca sulla parte posteriore. Se mi serve spazio sulla scrivania, posso infilare tastiera, mouse e tappetino sotto il supporto. Ed ecco il nuovo aspetto della mia scrivania con il set dei tre pezzi realizzati, più ordinata e con più spazio a disposizione. Vorrei fare alcune considerazioni. Quando ho progettato il supporto, contavo sul fatto che tutta questa parte, ovvero il blocco dei tre vani, funzionasse come una specie di mensola unica. Il problema era la flessione nella zona centrale. Visto che tutto sommato la larghezza complessiva è di 55 cm, gli spessori sono sottili e questo è cartone e non legno. Quindi meno resistente e più cedevole. Come avete visto, il supporto sostiene il monitor senza flettersi, anche se è probabile che con il tempo ceda leggermente. Staremo a vedere. Il blocco funziona un po' come una mensola alveolata, anche se per esserlo realmente dovrebbe avere molti più elementi divisori che riempiono i vani e non solo i due pezzi H. Il mio obiettivo però era anche tenere gli spessori sottili e l'altezza del supporto contenuta. Mentre le mensole alveolate in cartone in genere hanno spessori compresi tra i 2,5 e 3 cm per garantire robustezza e deformazioni minime. Con spessori del genere avrei certamente rinunciato a fare il supporto, perché sarebbe venuto troppo alto, deleterio per la cervicale e troppo tozzo. Vi sconsiglio di portare il numero di vani da 3 a 2 mettendo un solo divisorio H, perché in questo modo riducete la rigidità dell'intero blocco. Va invece benissimo se decidete di aumentare i vani da 3 a 4 inserendo un terzo divisorio H. In tal caso dovreste riprogettare i cassetti. Se dovessi rifarlo, aumenterei leggermente lo spessore. Come ho detto, ho usato due strati di cartone a doppia onda da 4 mm. Farei tre strati da 4 mm in modo da arrivare a 1,2 cm di spessore complessivo. Oppure due strati da 6-7 mm per arrivare a spessori di 1,2-1,4 cm. La realizzazione del cassetto nel video non c'è, ma è talmente semplice che l'ho esclusa per non fare un video troppo lungo. Tuttavia trovate delle immagini nel post del blog correlato a questo video, con le fasi realizzative, perché anche se non ho registrato delle clip, ho fatto degli scatti fotografici. Al momento il post ancora non c'è, ma abbiate fede perché arriverà. Appena disponibile metterò sotto in descrizione il link. Naturalmente nel PDF ci sono anche i disegni per il cassetto. Io ho fatto solo un cassetto per avere due vani liberi nei quali mettere i dischi USB, ma chi vuole può fare due o tre cassetti se non sa cosa farsene dei vani. Spero che il progetto vi sia piaciuto e che magari qualcuno decida di realizzarlo. Per il momento è tutto e vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e passate di qua a trovarmi perché ci saranno tanti altri tutorial ancora.